com'è il ricordo a distanza di tanto tempo? Guardi, per me il 16 ottobre è sempre una giornata che appena sveglia comincio a riviverla minuto per minuto, ogni tanto guardo l'ora e penso cosa mi stava succedendo. Mi sono salvata, non sono stata in campo di concentramento, però mi sono salvata in maniera anche abbastanza tragica, perché mentre i tedeschi cercavano di sfondare la porta di casa, mia madre e io, mio padre già aveva portato via i miei fratelli. In un primo momento le notizie arrivate dicevano che avrebbero preso gli uomini. Eravamo mia mamma e io e ci siamo buttati da una finestra in un cortile interno, da un primo piano sopra un mezzanino. E io poi mi sono fratturata due vertebre della colonna lombare e la mano sinistra. Mia mamma ha perso completamente il piede destro. Però ci siamo salvate, perché in questo cortile si apriva il retro di un negozio di un marmista, abitavo di fronte a Castel Sant'Angelo, e lui ci ha tirato dentro e siamo stati lì finché mio padre, non so come, ci ha trovato. E allora siamo state prima ricoverate 28 giorni in clinica e poi in una casa sulla via Cassia con dei contadini che ci hanno ospitato, che ricorderò sempre per quanto hanno fatto per noi. Siamo stati tutta una famiglia fino a giugno 44, all'arrivo degli americani, e perciò quando posso porto questa testimonianza, perché si deve sapere, perché queste cose non dovrebbero accadere mai più. Un ricordo della raccolta dell'oro, di quelle 36 ore. Le posso far vedere questo? Sì. Queste sono le ricevute di allora, di mia mamma e di mio zio, di alloro che abbiamo dato, e l'ho vissuto molto da vicino, perché uno dei miei zii era rappresentante di argenteria e gioielleria, quindi era una delle persone addette al peso, e c'è stato il panico, perché innanzitutto perché non è stata una cosa completamente inaspettata, e poi perché la paura di non riuscire in 36 ore a radunare 50 kg d'oro, che però sono stati poi raccolti, sono stati consegnati colonnello Kappler, e pensavamo che veramente tenesse fede alla sua parola, che detto questo saremmo stati tranquilli. Purtroppo questa tranquillità è durata molto poco, soltanto dal 28 di settembre al 16 ottobre, oggi, che c'è stata la grande deportazione in Roma. Roma ha subito questa cosa che nessun'altra città italiana ha subito, una deportazione di massa così grossa. Comunque noi pochi che siamo rimasti dobbiamo testimoniare che è veramente accaduto, e mi rifaccio alle parole di Primo Levi: ricordati che questo è stato.